ho fatto un cesto pieni di radici di bambù. Era col glutine. Yes. Pizza! Oggi è sabato e questo è l'ultimo weekend che verremo qui in campagna a fare lavori. Sento delle goccioline di pioggia. Perché la settimana prossima poi ci sposteremo e andremo a passare Natale con la famiglia di Jimmy. Abbiamo deciso così perché i miei al momento sono all'estero e quindi io non posso raggiungerli, eccetera. Ammetto che non sarà il primo Natale senza i miei genitori, perché mi sono ricordata che da piccola, quando vivevamo a Budapest, io avevo deciso di non rimanere su in Ungheria, ma di scendere e passare Natale con i miei nonni, perché sennò sarebbero rimasti da soli. Quindi a quanto pare sono abbastanza indipendente da un po' di tempo, però ammetto che sarà strano, sarà molto strano e un po' triste, però la famiglia di Jimmy ormai mi ha adottata, è ormai diventata la mia seconda famiglia e sono molto felice di poter fare Natale con loro e sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Oggi siamo qui e ragazzi, ho iniziato l'estirpazione, si dice così, non lo so, delle radici del bambù. Voglio sotterrarmici sotto. È un lavoro, cioè, assurdo, anche perché sono tantissime, sono durissime e sono fortissime. Sicuramente il fatto che utilizzo la vanga a mano non aiuta, dobbiamo procurarci qualcosa come una motozappa almeno, oppure non lo so, dei mini aratro. Che cacchio ne so io cosa si fa ora. Sto diventando campagnola, ma ragazzi, si fa per step, non si fa così le cose. Comunque, oggi questo è il nostro workout. Jimmy continuerà con il fico se la catena della motosega regge. E insomma, sabato e domenica di lavori in campagna. As usual, ormai ci stiamo un po' più divertendo e devo dire che è una cosa che piace tanto ad entrambi, quindi su questo sono felice che ci siamo trovati io e Jimmy, cioè alla fine ci troviamo anche un po' su tutto. Meno male. Questa è la situazione, siamo pieni di radici di bambù e adesso piano piano col tempo le stirperemo tutte. Yes. Uno dei lavori più devastanti che abbiamo mai fatto. Anche perché non è tanto i mini tronchetti, che vabbè ci giri intorno, ma le diramazioni delle radici, che vi giuro adesso le abbiamo anche tolte, eccetera, ma a un certo punto sembrava lo scenario di Stranger Things, con tutte le diramazioni. Come si chiamava? Non lo ricordo. Il Demogorgone, intendo. Grande! Ah, lui? Il Demogorgone. Bravo! Siamo devastati. Morti. Ah, aspetta, si è fatto una cazzata. Ecco. Pensavo di sì. Pranzo del giorno, super basic, c'è del pollo, delle patate lesse, avocado e pomodorini, con a parte del finocchio tagliato. Stasera pizza! No, ci voleva! Oggi demoliamo tutto, andiamo a divertirci. Non ti resta che abbattere questo muro, recuperare i mattoni e rifarlo tutto con lo stucco. Comincia Casey. Quello è stilo. Quello è canopo. Siamo un pochino ingombranti.
c'è solo il sedile di dietro. Fammi vedere. Quella. Bello, stai passando tutto il nastro intorno. Però è corto. Oh, che bello stare con un architetto. Beh, rispetto all'anno scorso ci faceva pure fatica. Quest'anno niente albero. No, no, quest'anno albero fino a marzo, se non aprile. Scusa, quando vorresti fare l'albero adesso? Più o meno, oggi o domani. Ma davvero? Certo. No, io non lo faccio l'albero, scusa. Beh, allora io. Davvero vuoi fare l'albero? Ma scherzi, ma io te l'ho già detto a Padova che voglio fare l'albero. Non sto sì, scherzando. A Prato. No. No, Prato. Io qui non lo faccio l'albero. No, dobbiamo anche vedere dove sta. Non ci sta, non lo fa. Hola! Volevo affrontare quello che si chiama in inglese l'elephant in the room, quindi l'elefante nella stanza, non so se si dice. Praticamente, non so se l'avete notata, se l'avete riconosciuta, ma la pizza che avete visto nelle clip precedenti era col glutine. Yes, yes, ragazzi, ce l'ho fatta. Praticamente ho ricevuto i risultati e la mia dottoressa mi ha detto che posso cominciare a reintrodurre il glutine gradualmente. Vi avevo già detto che l'avevo incominciato a reintrodurre già da un paio di mesi, quindi ora sono arrivata a riuscire a tollerare una pizza intera. Il giorno dopo mi sento un pochino così, però comunque ce la faccio. Il suo commento è stato che ciò che doveva succedere tempo fa, quando avevamo fatto la prima volta gli esami, non era quello di dover eliminare totalmente subito e non reintrodurlo più, ma fare una chiamata dieta a rotazione, quindi eliminarlo per un determinato periodo di tempo e poi reintrodurlo piano piano. Io mi ero stata consigliata in un altro modo dal nutrizionista che mi seguiva al tempo, quindi così è andata. Questa dieta a rotazione, diciamo che invece che 3-4 mesi è durata 2-3 anni, diciamo. Quanto? 2-3 anni? Sì. Anche 4. Anche 5. Vabbè. È da quanto ti conosco è praticamente 6. No, no, abbiamo avuto dei momenti di gioia. Sì, sì. Diciamo che questo via libera più che altro mi dà molta serenità quando sono a tavola con gli altri, al ristorante, non ho bisogno di stare attenta a contaminazioni, eccetera, consapevole del fatto che posso eventualmente o comunque posso ingerire glutine, quindi mi dà molta serenità da quel punto di vista, anche perché da quando mi è stato comunicato, oltre alla pizza, che quella proprio sì, una pizza normale la volevo, non ho avuto grandissimi istinti di mangiare qualcosa cosa di specifico col glutine che mi mancava, perché nella mia alimentazione non mi sono mai sentita privata. Ho trovato del pane, questo pane ai 3 cereali, super denso, super pieno di semi e proprio si sente la consistenza sotto palato, super gusto terra, che vi consiglio di provare se trovate, perché ingredienti fantastici e davvero super gustoso. E quindi ora va così. Continuerò a mangiare principalmente come ho sempre mangiato, però con più libertà, più varietà. Voglio provare un sacco di cose che ho sempre visto al supermercato. Ho detto, mi piacerebbe provarle invece. E adesso posso. E quindi ci si divertirà anche forse un pochino di più nei prossimi video. Nel frattempo ho portato avanti, così saltando di palo in frasca, ho portato avanti la mia nuova passione, interesse, scoperta per quanto riguarda l'uncinetto. Ci siamo lasciati che facevo presine, ci ritroviamo che ho fatto un cesto. Ho fatto un cesto con questo filato che è la fettuccia, questo è il mio primo cesto quindi non è perfetto, e lo dico anche perché poi ne ho fatti altri due per le mie amiche e quelli mi sono venuti veramente bene perché ho capito i punti eccetera. E vabbè, questo è il mio primo, quindi questo me lo tengo io come ricordo. E poi oggi, ieri sera anzi, distrutta ma felice, ho fatto questo per la nostra vicina di casa, è un portagioie piccolino, molto piccolino, cioè guardate la differenza, e praticamente voglio regalarglielo per Natale perché è una signora anziana super carina che mentre eravamo via ci ha fatto un sacco di favori, tra cui
raccogliere tutti i pacchi dei corrieri che ci arrivavano e quindi ho pensato di fare questo per lei, che sono sicura che apprezzerà, cioè lo spero, quindi andiamo a darglielo. Tutto buio, non si vede nulla. Salve! Abbiamo lasciato un pacchettino. E infatti io sono... Ma che brava! Ma che brava! Ho imparato! Bravissima! Ho imparato recentemente, sì.